Oggi è una giornata storica per questo istituto. Quando mi sono insediato nel 2012, la prima cosa che ho fatto, anche su sollecitazione di alcuni colleghi che conoscevano già, avevano sentito dire di questa, della sparizione di un nutrito numero di strumenti musicali, ho presentato una denuncia appunto all'Arma dei Carabinieri, fortunatamente riuscendo a ricostruire anche di che strumenti si trattava, grazie alla documentazione fotografica che il professor Renato Meucci, organologo di fama internazionale, aveva raccolto alla fine degli anni 90 in conservatorio. Quindi dall'elenco degli strumenti mancanti insieme alle fotografie si è riusciti a ricostruire di quale strumenti si trattasse. A seguito della denuncia, il nucleo tutela patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri di Palermo ha iniziato delle indagini molto serrate che hanno portato poco tempo dopo al recupero di 4 strumenti e oggi finalmente si restituisce al conservatorio lo strumento che forse era il più importante di quelli conosciuti di questa collezione, il Joseph Rocca del 1861, un violino di grande pregio che adesso finalmente ritorna al conservatorio e che potrà essere suonato da docenti e studenti nelle occasioni in cui meriterà di essere ascoltato. In sostanza, in questi anni è stata svolta un'attività investigativa molto complessa e articolata, anche grazie alla collaborazione dello stesso Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo, nostra e dell'Arma Territoriale di Palermo. Grazie anche alla caparbietà e alla professionalità dell'autorità giudiziaria siamo riusciti a instaurare appunto il procedimento penale con una rogatoria internazionale in Germania che purtroppo non aveva avuto gli esiti sperati. Intanto le indagini erano proseguite e nel 2020 abbiamo approfittato della presenza del violino perché doveva essere utilizzato durante un concerto qui appunto a Palermo per sequestrarlo e chiedere appunto la convalida del sequestro che è stata data dall'autorità giudiziaria. Poi da lì in poi ci sono state diverse controversie giudiziarie con le controparti che ovviamente riferivano che non si trattasse del violino che invece era oggetto di ricerca. In realtà poi le perizie e le consulenze da parte degli esperti musicali che avevamo contattato siamo riusciti a dimostrare che si trattasse del violino che stavamo cercando. Il recupero e la restituzione del violino di Giuseppe Rocca al Conservatorio di Palermo segna il culmine di un lungo progetto di ricerca durato 10 anni che mi ha visto coinvolto in qualità di musicologo esperto di storia e tecnologia di strumenti musicali antichi. Lo strumento è stato riconosciuto sulla base di una serie di caratteristiche tecnico-costruttive che rendono identificabili gli strumenti di questo tipo, perché ogni violino è diverso dall'altro. Se si può pensare che i violini all'occhio profano sono tutti identici, invece l'occhio esperto sa riconoscere ogni singolo dettaglio e ogni singolo dettaglio è come un'impronta digitale che ne permette identificazione. Questo è un momento felice, un momento storico per il nostro conservatorio Alessandro Scarlatti. Dobbiamo ringraziare i carabinieri della tutela patrimonio culturale che sono riusciti dopo una lunga storia di oltre 20 anni a portare nuovamente da noi un violino di grandissimo valore, Giuseppe Rocca del 1861, che finalmente ritorna nel nostro conservatorio. Ovviamente l'impegno nostro, adesso stiamo costruendo un museo per questi violini, per questi strumenti di grandissimo valore e saranno ovviamente protetti con un sistema di sicurezza che impedirà che in futuro potranno succedere questi episodi degli anni bui.